Una nuova realtà certamente vincente, i civici in movimento, quel progetto, quel sogno di unire le varie realtà civiche nazionali dal nord al sud alle isole ha preso corpo attraverso la costituzione di i civici in movimento. E allora da coordinatore federale voglio far conoscere i compagni di questa fantastica avventura, il dottor Giovanni Sgroi, che è componente dell'esecutivo federale, e la dottoressa Desiree Merlini, che è il segretario federale dei civici in movimento. E allora, Desiree, la tua emozione, siamo stati tutti emozionati ieri al momento delle firme della costituzione di questo soggetto, oggi il passaggio alla Camera dei deputati, lo spirito che ci permea, quello della libertà, avulsi dai giochi e dai giochetti, dai lacci e dai lacciuoli di Roma ladrona, delle coalizioni tradizionali che hanno soltanto schiavizzato il popolo italiano. Sì, hai perfettamente ragione. Noi siamo una realtà civica che tramite me ha incontrato. Tu sei consigliere comunale a Monza, sì. Già assessore alle politiche sociali. Io sono consigliere comunale, ho fatto per 5 anni l'assessore alle politiche sociali, sono un medico di medicina generale e ho fatto l'assessore alle politiche sociali purtroppo nel periodo del Covid-19. E vengo da un territorio civico, cioè vengo da un territorio che è già rappresentato da unione di civiche che sono radicate sia in Lombardia che in Piemonte, che hanno come strada quella della identità, quella della libertà e del rispetto della dignità della persona. Ieri è stato per noi un grandissimo momento perché la firma e quindi l'attuazione di questa rete di civiche a livello transregionale, addirittura adesso diventa transnazionale, per noi è importantissimo perché noi siamo quelli che sono a contatto con la gente tutti i giorni. Noi abbiamo scelto di mettere la nostra vita al servizio della gente tutti i giorni e vogliamo essere presenti nel nostro territorio tutti i giorni per continuare a rispondere alla gente, e questa possibilità che ci viene data di andare alle europee e di correre per le europee è importantissima. Ecco, le esperienze civiche, le esperienze amministrative, quel simbolo che c'è con quest'ombra dello scarpone che sta a significare quanti passi, quante suole di scarpe sono state consumate e vengono consumate per servire i cittadini lontano dai palazzi, lontano dalle poltrone, ma accanto alla gente. Tu vivi l'esperienza, Giovanni, di essere sindaco di un paese dalle parti dell'Adda, Rivalta dell'Adda e Rivolta d'Adda. E ecco, cosa significa per un amministratore pubblico aderire a questo progetto? Ma ho aderito con grandissimo entusiasmo, perché come amministratore pubblico posso proprio testimoniare, molte volte civico e quindi avulso dalle segreterie dei partiti, posso testimoniare la diffidenza con cui noi dobbiamo confrontarci quotidianamente, molte volte la lontananza delle istituzioni, verso cui alcune volte abbiamo la sensazione di essere contrapposti più che invece essere paralleli. Il comune con la provincia, con la regione, molte volte si trova in una contrapposizione che isola il tuo territorio. Questa difficoltà noi la viviamo tutti i giorni e vogliamo dare al mandante vero e proprio, all'elettore, quindi al popolo sovrano, indipendentemente dalle logiche delle segreterie dei partiti, dalla lobby dei partiti, quella voce che oggi secondo me hanno perso. Una forza che io credo all'interno della grande coalizione capitanata da Cateno De Luca sta cercando di portare avanti questa voce, che è la prima voce della Lega, che era la prima rappresentanza di quelli che sono le voci popolari e che noi vogliamo riprendere fortemente, con grande impegno, indipendentemente dal nostro risultato, dalla nostra poltrona, perché la nostra dedizione è documentata dalla indifferenza con cui abbiamo guardato
oggi e anche nel passato alla ricerca di un posto al sole, come dico sempre. Grande sacrificio, e i civici lo possono testimoniare, nell'interesse soltanto dell'elettore e del popolo sovrano.